Sì, io dico sempre che è minore solo perché è minore la conoscenza di questi siti, ma non è minore per niente, perché effettivamente è una cittadina bellissima, il Torchiano come tantissimi altri piccoli borghi che abbiamo in Italia. La sfida è veramente questa, di farli conoscere. Abbiamo delle opportunità notevoli, pensiamo ai treni storici, giusto per fare un esempio. Treni storici che vanno su percorsi non tradizionali e portano i turisti fuori dai percorsi tradizionali nella cosiddetta Italia minore, che minore non è per niente. E poi abbiamo il turismo all'aria aperta, pensiamo alle bici elettriche che stanno avendo un successo pazzesco. Abbiamo l'open air, i camper che hanno una potenzialità pazzesca anche qui di diffusione del turismo in tutte le aree del paese. Tra l'altro non è un turismo minore per niente, una famiglia in camper spende mediamente 1100 euro alla settimana in negozi e in ristoranti dove va a visitare, per cui sfruttando tutte queste potenzialità, mettendole a sistema, noi pensiamo di riuscire a distribuire meglio il flusso turistico nello spazio, quindi fuori dei grandi attrattori, ma in tutta Italia, e nel tempo, perché non c'è solo l'estate, l'inverno, ma l'Italia è bella tutto l'anno. Turismo, ecco, tutto l'anno. Esatto, a me piacerebbe tornare alla sana abitudine delle visite la domenica con la famiglia. Le gite domenicali. Bravo. Grazie, buon lavoro.